Ok ragazzi, video oggi sui tempi di recupero. È un'altra domanda che mi avete fatto su Instagram che trovo molto interessante perché vedo che c'è molta confusione in merito. Ora, quanto impostarli, come impostarli, se vanno impostati, quindi cerco di fare un po' più di chiarezza. Prima di iniziare però, questi e molti altri argomenti potete trovarli su Rhino Nation, il nostro portale, l'abbiamo aperto, ci sono ormai più di 500 iscritti, quindi vi esorto a darci un occhio, ci sono un sacco di video, di articoli inediti e soprattutto ci sono i nostri log, quindi i nostri percorsi personali, tutti i nostri allenamenti, l'alimentazione, l'integrazione per le nostre preparazioni agonistiche nostre, i nostri atleti, e logicamente c'è anche la possibilità per voi di aprire un vostro log, di fare i commenti e le domande sul forum, insomma è qualcosa di gigantesco. Dateci un occhio, trovate il link qua sotto perché sta pian piano ingranando sempre di più e siamo super contenti di questo davvero, e anzi grazie a tutti quelli che ci supportano e che stanno reagendo in maniera così eccitata e fomentata a Rhino Nation. Ok, detto questo, ok, tempi di recupero. Dunque, partiamo col concetto che i tempi di recupero sono correlati a quella che è la densità di allenamento. Voi sapete che ci sono quattro variabili di allenamento, ossia il volume, il numero di serie allenanti, l'intensità di carico, i chili che sollevate, l'intensità percepita, quindi il grado di effort, e la densità, data proprio da quanto è denso l'allenamento, quindi normalmente da quanto sono brevi i tempi di recupero. Più sono brevi, più l'allenamento è denso. Che cosa vuol dire questo? Che i metodi di allenamento che permettono un miglioramento, una progressione, si basano su una progressione di una di queste quattro variabili. Quindi se voi progredite su una di queste variabili, ci sono normalmente degli adattamenti ipertrofici. Quindi anche un modo per andare a migliorare, a ottenere risultati ipertrofici, è un allenamento in cui la densità va pian piano a migliorare. La densità, la gestione della densità di allenamento, quindi pensate semplicemente al Gironda Training, che prevede di fare 8 serie da 8, e gradualmente il suggerimento che ci dà Gironda stesso è quello di cercare di diminuire gradualmente i tempi di recupero, da che sono 30 secondi di recupero, cercare di portarli pian piano a 15. Che cosa succede? Che se io farò 8 serie da 8 con 30 secondi di recupero utilizzando per esempio 100 kg e nel corso delle 8 settimane, delle 4 settimane, quel che vi pare, faccio gli stessi 100 kg, 8 serie, 8 ripetizioni, ma con 15 secondi di recupero, avrò migliorato la mia performance, l'allenamento sarà più denso e avrò degli adattamenti ipertrofici. Ora, ciò posto, la densità è una variabile in cui realmente c'è poco margine, nel senso che andare a migliorare sulla densità sì ci porta a tutta una serie di adattamenti del nostro corpo, però va realmente ad attivare in maniera piuttosto esigua, blanda, quelli che sono poi realmente i meccanismi di adattamento ipertrofico. In altre parole, ci sarà un adattamento sistemico, un adattamento specifico sulla densità, un adattamento anche di fiato cardiovascolare, ma poi l'adattamento ipertrofico stesso è minimo. Perché? Perché una progressione sulla densità non richiede poi un adattamento ipertrofico così importante. Quindi rispetto a una progressione magari sul carico, sull'effort, sul volume, questo tipo di adattamento è molto molto blando. Questo perché un allenamento denso è un allenamento che tipicamente va a attivare lo stress metabolico come meccanismo di adattamento ipertrofico, ma difficilmente va a creare tanta tensione meccanica o tanto danno muscolare. Ok, quindi di tre meccanismi di adattamento che abbiamo, solo uno viene attivato in maniera massiccia. Benissimo, quindi ok lavorare sui tempi di recupero, ok lavorare sulla densità, però non dovrebbe essere il centro. Potete dedicare un mesociclo all'interno del vostro anno, all'interno anche di 2-3 anni di lavoro. Io non lavoro sulla densità, non so quanto tempo sinceramente, però non deve essere il core del vostro modus operandi, perché vi togliete molti margini di crescita, molti altri stimoli da poter dare. Ora, detto questo, che cosa ci comporta questo a livello di tempi di recupero? Ora, il problema del monitorare i tempi di recupero è che la ratio che c'è dietro è quello di impostare dei tempi di recupero incompleti. Perché? Perché nel bodybuilding l'idea di mettere un tempo di recupero incompleto, non troppo lungo, è un qualcosa che viene correlato a un affaticamento muscolare. Logicamente, se io faccio una serie da 8 ripetizioni e poi aspetto soltanto 90 secondi o 60 secondi e ne faccio un'altra con lo stesso carico, non usciranno mai 8 ripetizioni, sentirò il muscolo lavorare molto di più, comunque bruciare, lo affaticherò di più, lo metterò in difficoltà, quindi logicamente l'idea è quella di un maggiore stimolo. Ora, il problema di base qual è? Nel momento in cui vado a impostare un piano di allenamento, io la prima cosa che cerco di capire è: ok, in questa specifica serie io che stimolo voglio dare? Verosimilmente può essere uno stimolo meccanico, voglio generare tanta danno muscolare e tanta tensione meccanica. Quindi per esempio faccio una serie da 8 ripetizioni, faccio un cluster set, 8 max max, quello che vi pare. Ok, ho questo obiettivo, quindi che cosa vuol dire? Che se io voglio creare tanto danno muscolare, tanta tensione meccanica, ho questo target di raggiungere 8 ripetizioni o di fare quante più ripetizioni possibile con questo ideale 8 RM,
Allora, il mio scopo è quello di fare quante più ripetizioni possibili con quel carico, cioè arrivare là e tirarne quante più possibili. Ora, se io ho dei tempi di recupero incompleti, che cosa succede? Che io mi metto in difficoltà, ossia non raggiungerò il mio target specifico. Io magari ho un log da battere, la volta scorsa ho fatto con 400 kg di pressa, ho fatto 12 ripetizioni, questa volta quindi sono uscito dal rep range, aumento il carico, faccio 4,20, devo raggiungere le stesse 12 ripetizioni. Io non posso tenere un tempo di recupero basso perché sto distruggendo tutta la ratio, quindi lo scopo specifico della serie che vado a fare, perché voglio fare con quel carico quante più ripetizioni possibili, ok? Quindi partite sempre da qual è il vostro scopo e nella maggior parte dei casi, nel momento in cui il vostro scopo specifico è quello di creare danno muscolare e tensione meccanica, quindi avete tot ripetizioni e tot carico da battere, allora il tempo di recupero, tenerlo incompleto, vuol dire semplicemente mettervi in difficoltà. Ossia, se, facciamo un esempio, tengo 90 secondi di recupero e faccio una prima serie da 8, 90 secondi di recupero, faccio una seconda serie e ne sparo, per esempio, soltanto 6, ok? Poi successivamente ti dico, ok, però se io mi metto 3 minuti di recupero, faccio la prima serie da 8 e poi successivamente ne riesco a fare un'altra da 8 con lo stesso carico. Ora, da questo punto di vista, molte persone dicono, sì, però ho utilizzato un tempo di recupero molto lungo, quindi grazie al cavolo che ne ho fatte di nuovo altre 8. Però il problema è che non è che avete barato in questa seconda serie prendendo più tempo di recupero, questa seconda volta prendendo più tempo di recupero, ma avete, tra virgolette, barato, siete stati stupidi nella prima serie perché vi siete messi in difficoltà senza la ragione di farlo. Cioè, perché mettervi in difficoltà se il vostro scopo è creare quanto più tonnellaggio possibile, ok? Quindi generalmente il mio consiglio nel momento in cui cercate di fare quante più serie per quante più ripetizioni possibili, quindi creare danno muscolare e tensione meccanica, è di non tenere assolutamente i tempi di recupero, o se li volete cronometrare per avere un parametro in più, un indice in più, ma che realmente non mi interessa, cronometateli ma teneteli lunghi, soprattutto tenete un minimo magari tempo di recupero da tenere, nel senso che io quando affronto una serie io devo affrontarla che sono convinto di portarla a termine, cioè porca vacca, io mi metto là su quei 400 kg di pressa che dico io qua ne escono più di 12, fine, e non mi metto sotto la pressa finché non sono convinto di farne 12. Ma se io mi sto convincendo che mi sto caricando e sto per andare sotto, ma mi scade il tempo di recupero, magari mi metto sotto che non ho finito questo lavoro di mindset per affrontare la serie e quindi là automaticamente sarò poco performante, quando mi basterebbero 5 secondi in più semplicemente senza cronometrare per essere convinto e affrontare la serie al meglio. O ancora peggio, mi sento di partire prima perché magari sto sentendo un pezzo che va nel momento culmine in cui mi arriva tutto il pathos emozionale per affrontare la serie, ma no, il tempo di recupero mi dice che devo aspettare altri 10 secondi. Arrivo nel ritornello che è super sdolcinato, blando, eccetera, e le smoscio. Quindi capite che la serie va affrontata portandosi a casa l'obiettivo della serie. Sti cavoli di quanto tempo recupero prima. Logicamente non devo passare 10 minuti tra una serie e l'altra, però porca vacca, io quando faccio una serie di gambe, un loading set di gambe, dopo almeno 5-6 minuti me li prendo prima di affrontare il back off, perché sto completamente cotto, cioè per i primi 10 minuti non so neanche come mi chiamo sinceramente. E detto questo, un discorso a parte, perché un discorso a parte deve essere fatto nel momento in cui voglio dare uno stress metabolico, e là ovviamente i tempi di recupero entrano in gioco. Perché? Perché il mio scopo specifico è quello di creare pump, di creare stress metabolico, e il recupero incompleto è una chiave, è un ottimo modo. Questo è tipicamente un lavoro che faccio per le spalle, per le braccia, per gli stretti piccoli, in alcuni casi per le gambe, in cui tengo poco tempo di recupero proprio perché, e lo cronometro in questo caso, ma proprio perché il mio scopo non è quello di fare quante più ripetizioni possibili con un carico quanto più ampio possibile, ma quello di creare quanto più stress metabolico possibile. Quindi mi serve di andare a creare una certa situazione nel muscolo per la quale il recupero incompleto può essere un'ottima soluzione, un'ottima chiave. Quindi questa è la mia visione per quel che riguarda il tempo di recupero. Io vi invito a scrivere qua sotto tutte le domande che vi vengono in mente, sarò ben lieto di rispondere, e per il resto ci vediamo al prossimo video.